IVA e corsi online. Vendo corsi online, devo applicare l'IVA in Italia? Se il mio mercato di riferimento è quello italiano, evidentemente, ebbene è accaduto l'imponderabile, o meglio, è accaduto quello che io da Cassandra del diritto tributario avevo anticipato a tutti i clienti che sono venuti in consulenza con me in questi ultimi 2-3 anni. Che cosa è accaduto in Italia, che cosa ha detto il fisco e che è completamente, diciamo, un game changer dell'applicazione IVA che facevamo prima, ve lo dico dopo. Ciao, sono Luca Tagliata e tu sei sul canale Tax Planning Internazionale. Oggi riparliamo per l'ennesima volta di IVA e corsi online. Se infatti sei un infomarketer o stai pensando di vendere i tuoi corsi automatizzati o meno, adesso lo vediamo sul mercato italiano, e allora vorrai sapere che tra il mese di luglio e il mese di settembre ci sono state due risposte ad interpelli, a istanze di interpelli presentati da contribuenti italiani. Io vorrei davvero conoscere i loro consulenti con il dovuto rispetto, e c'è stata quindi un atteggiamento, come dire, è cambiato qualcosa. Mentre prima ci si orientava, e guardiamo i miei video precedenti sull'argomento, tra prestazione automatizzata, o meglio servizio elettronico, e prestazione didattica, per cui ogni qualvolta io avevo un corso semi-automatizzato in cui l'intervento umano era preponderante, era possibile sostenere che l'IVA fosse territorialmente rilevante nel paese del prestatore, quindi se vivo fuori dall'Italia l'IVA tendenzialmente non la pago. Oggi non è più così. In realtà già non era così, facciamo attenzione, l'Agenzia delle Entrate era ovvio che si sarebbe espressa in maniera diametralmente opposta a questa interpretazione, e così ha fatto. Quindi risposte a interpello di luglio, risposte a istanze di interpello di settembre, l'agenzia si è esposta dicendo che l'IVA è territorialmente rilevante nel paese del consumatore. Ebbene sì, all'istante che ha chiesto, vendo corsi di formazione tenuti su Zoom, quindi attenzione, parliamo comunque di un corso non standardizzato, evidentemente un corso di 4-5 giorni tenuto online in cui il prestatore, il docente, si siede da questa parte della videocamera e parla con i consumatori, soggetti privati, quindi non soggetti passivi, gente senza partita IVA, dall'altra parte della telecamera, che quindi si siede e ascolta, e quindi è evidente che c'è un intervento umano, c'è un intervento umano preponderante, c'è un intervento online non standardizzato, e l'istante quindi ha detto: guarda, in una situazione del genere, quindi il contribuente che ha fatto questa domanda all'Agenzia delle Entrate, gli interpelli sono fondamentalmente delle possibilità che il contribuente italiano ha di parlare, di fare domande all'agenzia. L'agenzia, tra l'altro, se risponde, poi sono problemi cioè se ti risponde e ti dice devi fare così, poi devi fare così, cioè è vincolante la risposta dell'Agenzia delle Entrate. Chiaramente il contribuente quindi diceva: guarda, io posso non pagare l'IVA secondo me perché il luogo di materiale esecuzione è quello del prestatore. L'agenzia, dopo una disamina importante, interessante se vogliamo, di chiaramente documenti noti, ma vi rimando al documento, scrivetemi nel link in descrizione o alla mail per avere il documento di prassi nel caso, l'agenzia chiedeva, quindi diceva: guarda, no, il luogo di materiale, ha risposto quello che chiunque abbia studiato, abbia superato l'esame di diritto tributario all'università avrebbe potuto prevedere, cioè che il luogo di materiale esecuzione del corso non è quello del prestatore, ma è quello del consumatore, ok? Perché l'IVA è un'imposta al consumo, e il consumatore che consuma il corso, non mi interessa del mezzo che utilizzi per l'erogazione del corso, quel corso di fatto è tenuto in Italia, e quindi devi applicare l'IVA al 22% oggi che facciamo, e l'aliquota non è ancora aumentata nel 2022, ottobre 2022, l'IVA va applicata in Italia. E la risposta definitiva? Sicuramente, diciamo una cosa, la prassi è un documento di prassi, cioè non è legge, e quindi fondamentalmente può subire un'interpretazione diversa, può essere contestata dal contribuente. Ma possiamo aspettarci che le cose peggiorino, nella misura in cui l'Agenzia delle Entrate è in cerca di soldi, evidentemente, soprattutto in un periodo di crisi come quello che stiamo vivendo in questi giorni. Quindi qual è l'unica possibilità che ti è rimasta se sei un infomarketer, se vendi corsi o hai intenzione di vendere, più o meno standardizzati che siano? È un'analisi case by case, cioè hai necessità di un consulente, che non devo essere per forza io,
entri all'interno del tuo prodotto, lo guardi, lo tuteli, lo strutturi e ti dica se è possibile proteggersi o non proteggersi, se è possibile e sostenibile vincere in ipotesi di contenzioso, se è possibile non applicare l'IVA piuttosto che invece applicarla. Non esiste una risposta univoca per tutti, non c'è, non è possibile, non è nella norma, non è nella prassi, anche la risposta dell'Agenzia delle Entrate evidentemente va su un unico caso, non può esprimersi per la totalità degli altri casi, ma è questo il punto, non esiste una percentuale tra intervento umano, non intervento umano, prestazione didattica, servizio elettronico, non c'è, non è possibile, non esiste la sfera di cristallo. Bisogna evidentemente però proteggersi e portarsi avanti. Pertanto, nella misura in cui hai intenzione di vendere corsi online, soprattutto nella misura in cui il fatturato che deriva da queste vendite è presumibilmente elevato o immagini che potrebbe essere elevato, è il caso di correre ai ripari. Per un'analisi che ti blindi, ti aiuti e ti permetta di capire con anticipo le mosse del fisco, clicca il link in descrizione. Io sono Luca Taglialatela, è stato un piacere come sempre, noi ci rivediamo nel prossimo video.